Radio Vaticana, siamo con Sergio Battelli, Presidente della Commissione Politiche dell'Unione Europea, per commentare le parole di Conte oggi a Palazzo Chigi, che sono, diciamo, un colpo di scena, ma anche un colpo decisivo per la nascita del governo Draghi. Allora, per avviare le consultazioni si aspettava questa dichiarazione, dopo un momento di confusione, perché tra ieri e oggi si era sparsa questa notizia, che non so se sia vera, del messaggio di Casalino. Vabbè, non commento cose che poi non vedo, a me non mi è arrivato nessun messaggio, quindi non commento questioni che non so. Chiaramente oggi il messaggio che ha lanciato Conte invece è un messaggio importante, il fatto che lui abbia detto che ha parlato molto tempo col presidente Draghi e che sia uscito, insomma, davanti al paese a dire che è importante oggi una partenza forte. Ma per me è un segnale molto chiaro sul fatto che ha capito Conte, abbiamo capito tutti che noi dobbiamo dare un governo a questo paese. La strada che ha iniziato il presidente Mattarella è una strada che va seguita e esplorata anche dal Movimento 5 Stelle. Quindi io non posso accettare muri no secchi. Oggi noi dobbiamo andare, domani mi pare che saranno le consultazioni del Movimento. Andremo lì a carte scoperte, chiaramente per noi ci vuole un governo politico, ovvero che Con Conte dentro, questo lo ha detto ci deciderà. sarò. Eh sì, quello bisogna interpretare cosa vuol dire, nel senso che comunque penso che il presidente Conte voglia dire che ci sarà anche nel futuro in questa coalizione che non deve terminare, questo progetto di coalizione Quindi deve terminare. sarà una nuova, cioè la coalizione precedente che viene riproposta, a meno che non ci siano altri soggetti. Vabbè, il presidente Mattarella ha fatto una chiamata alla responsabilità a tutti. Quindi non alla maggioranza attuale. Quindi ora vediamo chi ci sarà. Poi chiaramente i gruppi dovranno fare un passaggio col presidente Draghi per capire che cosa il presidente vuole offrire e mettere sul piatto e che anche i gruppi cosa chiederanno, perché giustamente insomma, ci sarà un passaggio che si chiama appunto consultazione proprio per quello e definiremo chi ci starà in questa maggioranza e secondo me a questo punto. Penso che in questa fase, prima di ogni partito, ci sia l'interesse nazionale, in questa fase. Perché oggi parliamo di ripartenza, abbiamo da spendere i soldi del recovery plan, c'è il piano vaccini, non sappiamo cosa succederà dopo lo sblocco dei licenziamenti. E quindi, insomma, ci stiamo per affrontare una fase molto delicata. Noi abbiamo tre emergenze, sociale, sanitaria e economica. Io non lo so se uno scenario di questo tipo possa insomma, permettere ancora di perdere tempo. Quindi io credo che in questa fase il movimento debba andare ad ascoltare in maniera molto matura, ascoltare cosa si dice, portare i punti e poi vedere con l'assemblea dei parlamentari che è stata fatta già ieri sera con posizioni insomma Si aspetta che un po' qualcuno mischiate. le cambi le posizioni? Io credo che in questa fase, anche con il presidente Conte, che noi abbiamo sempre sostenuto da sempre, che purtroppo non abbiamo creato noi questa crisi, insomma, il tempo ha creato questa modalità, io credo che in questa fase il presidente Conte sia stato molto chiaro. Cioè, perdere tempo non è possibile, pregiudiziali non sono possibili. Chiaro, ovviamente a scatola chiusa non si fa niente, io almeno non sono fatto così. Si va lì, si discute, si mette nero su bianco, si vede se si riesce a fare un governo politico, perché io credo, e lo dico molto francamente, che un governo puramente tecnico alla Monti non sia sostenibile, ma non per il movimento, ma penso per nessun partito di questo emiciclo. Certo, apertura alla Lega potrebbero essercene o è improponibile, visto la definizione che abbiamo avuto dopo questa. Nel senso, ogni partito farà le sue consultazioni e gli interlocutori non siamo noi. Oggi Certo. noi, insomma, andiamo lì a Lei parlare. comunque auspica una maggioranza più larga possibile oppure. Ma io auspico una maggioranza che non litighi, perché in questa fase bisogna concludere i progetti, anzi avviarli, presentare il piano alla Commissione, prendere i soldi, spenderli nel miglior tempo possibile e bene. Questo deve essere il ruolo di una maggioranza che ha solo questo compito, mettere su terra i progetti del recovery e fare il piano vaccini e cercare di ripartire. Questo è l'unico compito, cioè non ci sono altre questioni. Senta, questa dichiarazione di Conte la sente anche come una vittoria sua? Lei fin dal primo momento era favorevole, non ha avuto nessun tentennamento? No, ma io, guardate, io sono sempre stato molto pragmatico anche nelle posizioni che ha tenuto il mio gruppo politico nel dire mai, 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 oppure sempre, sempre.
perché in questa fase molto difficile e delicata impiccarsi poi su posizioni rischia di, insomma, di essere un boomerang. Quindi io credo che in questa fase io non ho mai detto lanciamoci qualsiasi cosa sia, ho detto prima di alzare un muro, sentiamo, verifichiamo che cosa ci propongono. Poi dopo chiaramente, certo, si definiranno le questioni, poi, ma noi non siamo, diciamo, siamo famosi per le riunioni là a fiume che facciamo, continueremo a farle come sul MES. Ora tanti mi dicono rischio scissione, ma io è da 7 anni che ogni volta che c'è un problema il movimento si deve spaccare. Poi in realtà sono, la maggior parte dei fuoriusciti sono usciti per altri motivi, non per motivi politici, ma per altri motivi. Quindi anche questa volta faremo ore di riunione per arrivare a una sintesi. Però credo che adesso, anche con il presidente Conte che si è espresso in maniera molto chiara, penso che adesso tutto il cerchio istituzionale, quindi presidente Conte, presidente Draghi, presidente della Repubblica, abbiano dato una direzione. Ora sta ai partiti capire se vogliamo veramente perdere questo treno o, no, o non perderlo. Grazie Sergio Battelli. Grazie.